questa combinazione, se io vado qui su questo non sono in grado di imparare, proprio perché mi manca il modo di muovere. Maestri da 3 nazioni diverse, Italia, Slovenia e Germania, nonché da molte regioni della penisola, tutti assieme a Trieste per l'incontro conclusivo d'aggiornamento. Parliamo di arti marziali, parliamo dello stile Makoto Kai. Nel capoluogo giuliano, ospitare e accogliere gli istruttori, c'è il maestro Paolo Bolaffio, rinomata figura del settore nella scena internazionale, da un anno presidente della Federazione Mondiale di Karate. La giornata odierna conclude il ciclo stagionale. I maestri si ritrovano per un aggiornamento e per approfondire la tecnica dello stile. Ci incontriamo qui a Trieste regolarmente, 5 volte all'anno circa, proprio per aggiornamenti tecnici. Dal giugno dell'anno scorso ho avuto l'onore di essere nominato presidente della World Union Karate Organization, che racchiude tutti gli stili, la federazione mondiale. Quindi Trieste è un po' un centro, Trieste è il Triveneto e siamo all'avanguardia in questa cosa in Italia, ma non solo in Italia. Allievi di questo stile particolare sono presenti in 22 nazioni, lo stile si chiama Makoto Kai. Invece nella federazione mondiale ci sono 12 stili e insomma qualche milione sparso in tutto il mondo. E attenzione, non si tratta solo di uno sport, ma di uno stile di vita che coinvolge persone di tutte le età, dietro a fortissimi principi etici in un mondo troppo spesso caotico. Noi crediamo che le arti marziali siano una cosa molto interessante e molto buona sia per i bambini, per gli adulti e che gli anziani. Tutte le arti marziali, non solo il karate. I bambini crescono meglio, più disciplinati in un mondo così caotico come adesso. Disciplinati sorridenti, non disciplinati impositivi. Gli adulti si calmano, si ricentrano. Gli anziani, se poi anche diventano istruttori, sono in grado di insegnare non solo l'arte in sé, ma anche qualcos'altro sulla vita. Quindi crediamo, insieme a UNESCO, portiamo avanti questo progetto a Nazioni Unite che vede le arti marziali come tesoro dell'umanità. Questo è un progetto molto grande che va un po' nella direzione opposta dell'olimpico, diciamo, solo dello sport, ma rientra in un'attività didattica internazionale che stiamo mettendo a punto. Da